Io credo che oggi il laterizio sia davvero innovativo quando svolge il ruolo di protagonista assoluto nell'edificio e nella parete, ossia quando rispetto agli altri materiali che compongono un'abitazione, il laterizio svolga il ruolo principale dal punto di vista strutturale, di isolamento termico, acustico e sotto l'aspetto igrometrico, cioè nella capacità di assorbire e rilasciare umidità, con grandi benefici sul comfort abitativo. In TinoED siamo da sempre molto attenti al tema della sostenibilità dal punto di vista ambientale in termini di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Abbiamo ridotto di oltre il 70% in 10 anni in valori assoluti le emissioni di anidride carbonica. Lavoriamo sul tema della riduzione di consumo delle acque e di ripristino ambientale delle zone di cava. Sostenibilità vuol dire anche trasparenza, per questo dal 2024 pubblicheremo il nostro primo bilancio della sostenibilità, quindi in tema ESG andremo a mettere nero su bianco quello che abbiamo fatto e quello che intendiamo fare dal punto di vista ambientale, social e governance. La nostra soluzione più innovativa è sicuramente il sistema Tris, che coniuga gli aspetti della prestazione con la facilità di posa in opera, un sistema che riscontra grande successo presso gli studi tecnici e le imprese, anche perché è sempre supportato da un'assistenza tecnica dalla fase di progettazione fino alla chiusura del cantiere.